Rapina a mano armata, Termoli, commando irrompe nell'agenzia di scommesse sportive Goldbet, 15.000 euro il bottino, telecamere oscurate per la privacy. La teleregione, la testimonianza di un socio del centro. Appartamento in fiamme a Campobasso nel quartiere Parco dei Pini, il proprietario e la moglie salvati dai vigili del fuoco. L'incendio generato da un cortocircuito al frigorifero. Verso le comunali di Campobasso e Termoli, a fuoco incrociato, focus sulle amministrative di maggio. Via Crucis contro la droga nel capoluogo di regione. L'arcivescovo Brigantini rammenta il dolore delle famiglie alle prese con la tragedia della tossicodipendenza dei propri figli. Campi di tiro con l'arco e rugby a Selvapiana per i due progetti. Pronto 1 milione di euro, l'ex Romagnoli destinato a parco urbano. Battista, lavoriamo nel segno della programmazione. Futsal, il Real San Giuseppe batte Massa e si aggiudica la Final 8 di Coppa Italia di Serie B. Grande spettacolo al Palaunimol. Basket, la Magnolia sbanca Savona e torna a sorridere. Buon pomeriggio a voi tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. In apertura, lo avete sentito nei titoli, c'è la cronaca, 3, forse 4 i malviventi che questa notte hanno portato a segno una rapina al centro scommesse Goldbet di Termoli. Erano armati di una pistola, però ci racconta tutto Giovanni Cannarsa. Sono entrati in azione intorno alla mezzanotte, quando all'interno del locale non c'era più nessuno, tranne uno dei proprietari che stava ultimando i conteggi della giornata per la chiusura. Erano in 3, forse 4 persone con il volto coperto da un passamontagna, accento pugliese stretto, forse stranieri. Uno di loro aveva anche in mano una pistola, non si sa al momento se un giocattolo oppure vera. Si sono diretti spediti verso il cassiere di 54 anni e lo hanno minacciato per farsi consegnare tutto il denaro che in quel momento era in cassa. È successo all'agenzia di scommesse sportive Sala Slot Goldbet di via dei Palissandri a Termoli. Il proprietario non avrebbe posto resistenza, ma è stato ugualmente colpito. Quello che aveva in mano la pistola gliel'ha rivolta al capo con il manico, procurandogli molto dolore. A quel punto il 54enne non ha potuto far altro che consegnare tutto il contante. Da una prima stima sembra che i rapinatori si siano portati via 15.000 euro in contanti, l'intero incasso del weekend. Fatto fagotto, sono fuggiti via nel buio della notte. Via dei Palissandri si trova alla periferia sud della città adriatica, vicino al crocevia nei pressi della statale 16 Adriatica, che consente di raggiungere la Puglia, la statale 87, che permette di mettersi in viaggio verso Campobasso, e a due passi dal casello autostradale della 14. Difficili le indagini per la polizia del locale commissariato, che una volta contattata ha fatto giungere sul posto due volanti con 4 poliziotti, con loro anche l'ambulanza della misericordia e i sanitari del 118. Il 54enne che era in cassa si è fatto medicare sul posto, ma non ha voluto recarsi al pronto soccorso per i successivi accertamenti. La polizia, dopo aver reperito i primi elementi utili, ha avviato le indagini, ma risulta al momento difficile poter intercettare i malviventi, in quanto le telecamere interne della videosorveglianza erano coperte. Sembra che nei giorni scorsi il locale abbia avuto un controllo dell'ispettorato del lavoro. Gli impiegati avrebbero riferito ai gestori di non poter utilizzare le telecamere per la privacy del personale, ma le telecamere erano posizionate non solo sulla cassa, ma anche in altri ambienti, lontano dai dipendenti. È successo che c'era l'altro socio, l'amministratore, che stava facendo la chiusura come tutte le sere e niente, all'improvviso sono entrate 3-4 persone alle spalle, armati, e gli hanno detto dove stavano i soldi e hanno preso l'incasso della settimana. A quanto pare l'hanno anche colpito con la pistola. Sì, anche perché lui non ha detto niente, questo è l'incasso, ha fatto con le mani così, ha detto l'incasso, non lo so, questi qua dietro dicevano soldi, perché parlavano, lui mi ha detto che o erano stranieri o erano pugliesi stretti, non lo so come parlavano loro, e lui ha detto questo e boom, gli hanno tirato una botta in testa da dietro e niente. C'è una problematica da appurare, il locale era dotato di telecamere, però nei giorni scorsi qualcuno è venuto a farvi un controllo e vi ha detto che non le potevate tenere. Sì, in effetti 3-4 giorni fa è venuto l'ispettore del lavoro e c'era l'altro socio, non c'ero, e hanno lasciato un verbale dove dicevano che le telecamere come stavano puntate non andavano bene e per evitare un verbale di 5.000 euro le dovevamo oscurare. E così è stato e mo infatti vorrei chiamare questo dell'ispettorato, farlo venire qua e dire che mo adesso si danni perché abbiamo oscurato le telecamere. Tentato furto nella notte, sempre a Termoli, ed è successo al Multicash. Ignoti, dopo aver rubato un muletto, lo hanno utilizzato per abbattere un muro
per supermercato all'ingresso nella speranza di portare via più prodotti possibili. È scattato l'allarme e dunque i ladri sono fuggiti. Appartamento in fiamme per il cortocircuito di un frigo è accaduto ieri pomeriggio a Campobasso e tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che ha salvato una coppia di coniugi. Tanta paura ieri pomeriggio in via Scarano a Campobasso quando è esploso un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina residenziale. Due coniugi di 69 e 73 anni sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco subito sul posto per spegnere le fiamme e poi procedere alla bonifica dell'immobile. Sul luogo dell'incidente, con tre mezzi, tra cui anche una pattuglia del nucleo investigativo, hanno eseguito l'intervento lavorando per alcune ore. L'incendio, per fortuna, non ha causato danni strutturali, ma la casa per ora è inagibile e i proprietari, al momento, sono stati fatti evacuare. Molte le persone scese in strada. A provocare l'incendio, secondo una prima ma ipotetica ricostruzione degli investigatori del comando provinciale di via Sant'Antonio de Lazzari, sarebbe stato un cortocircuito partito da un grande elettrodomestico, presumibilmente un frigorifero. Ma si tratta di ipotesi che sono ancora al vaglio degli inquirenti. Le verifiche dei pompieri, infatti, sono ancora in corso. Sul posto hanno lavorato per diverse ore un'autobotte, un'autoscala e una pattuglia del NIAT. Sul luogo anche la Polizia di Stato. Soggiorno stupefacente per due giovani leccesi in vacanza ad Agnone. I ragazzi sono stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano consumando droga. Ulteriore hashish è poi stato rinvenuto nella tasca dei jeans di uno dei due. Entrambi sono stati segnalati per possesso di stupefacenti. La sostanza invece è stata sequestrata. Ed ora cambiamo argomento. Il 26 maggio si vota non soltanto per le europee ma anche per le amministrative in Molise. I test più importanti sono quelli di Campobasso e Termoli, a fuoco incrociato il punto della situazione nei vari schieramenti. In studio ci saranno esponenti del centro-sinistra e del centro-destra, contributi esterni dei 5 Stelle, l'appuntamento come di consueto alle 21 su Teleregione. Anche la diocesi di Campobasso è scesa in campo contro la droga, lo ha fatto ieri con una via crucis partita da Largo San Leonardo. È partita ieri da Largo San Leonardo a Campobasso la via crucis pubblica promossa dall'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, per dire no alla droga. Una via crucis che si è snodata per le vie del centro, fino alla parrocchia del Sacro Cuore, dove è stata solennemente venerata la reliquia, l'abito di Padre Pio, quando ha ricevuto le stigmate. Quella di ieri è stata una via crucis di Gesù come continuazione in tanti giovani e famiglie molisane che, assorbite in una spirale di morte a causa della sostanza stupefacente, si trovano privati non soltanto del futuro, ma anche del presente. Questo è il messaggio che è arrivato dall'evento. Un percorso che ha meditato le stazioni di Cristo nel ricordo del dolore che segna il nostro tempo e che vede la dignità dei più giovani, delle loro mamme, dei loro padri, maltrattata come fu maltrattato Gesù durante il suo cammino verso il Calvario. Il significato della manifestazione è stato quello di una via crucis che in Molise vivono centinaia di famiglie, alle prese con figli dai volti tristi, sconvolti, perché hanno perso la capacità di sognare, di creare e inventare il domani. In tanti ieri hanno voluto rendere omaggio all'avvocato Erminio Roberto, scomparso prematuramente. La folla ha riempito la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dove si sono svolte le esequie, centinaia di persone accalcate anche sul piazzale. Tutti hanno voluto porgere l'ultimo saluto al presidente della Camera Penale del Molise. C'erano rappresentanti del Tribunale, della Procura, del mondo forense e della società civile, stretti attorno alla famiglia per salutare l'amico di sempre. Il cuore di Erminio Roberto ha smesso di battere improvvisamente, un infarto lo ha stroncato sabato pomeriggio. Due nuovi campi a Campobasso, uno di rugby, l'altro per il tiro con l'arco. Quasi 1 milione i fondi a disposizione. L'inizio dei lavori a giugno, il sindaco Battista dice, lavoriamo nel segno della programmazione.
uno riguarda il tiro con l'arco e uno riguarda il rugby. Due impianti che sorgeranno nei pressi dell'area avocata, quella del Servapiana, su proprietà comunale, per un intervento di 180.000 euro quello del tiro con l'arco e di 800.000 euro quello per quanto riguarda il rugby e calcetto, è un impianto polifunzionale. 180.000 euro per il campo di tiro con l'arco, fondi CONI legge 9 del 2016 sport e periferie, impianto che sorgerà su quello già esistente in zona Selvapiana, due strutture in legno 9 di zecca nel rispetto di quanto previsto dalla normativa con annessi spogliatoi, 5 linee di tiro in sicurezza 30, 50, 60, 70 e 90 metri, inizio lavori maggio-giugno, fine lavori inizio 2020. Poi l'altro campo da rugby accanto a quello delle Acli già esistente proprio dove saltuariamente stazionano le giostre. 800.000 euro il costo dell'opera, un campo da rugby ma anche calcio, omologabile e dunque utilizzabile per ogni manifestazione ufficiale, fondi regionali con cofinanziamento del comune pari al 25%, in sostanza Palazzo San Giorgio si è impegnato con delibera di giunta a contribuire con 200.000 euro, inizio e fine lavori da stabilire in quanto l'iter è più complesso, 42.000 euro il costo di gestione dell'impianto che sorgerà su un'area di proprietà del comune. L'attività rugbistica presente in città potrà così trasferirsi in una struttura idonea e liberare il vecchio Romagnoli, la cui destinazione, ha precisato il sindaco Battista nel corso della conferenza stampa di questa mattina, è un parco urbano, un polmone verde al centro della città. Nell'aula magna del Cuoco di Isernia si è svolto l'evento conclusivo del progetto Fondamenta organizzato dalla FITA nazionale rivolto alle categorie più svantaggiate. Partire dalle periferie per offrire servizi alle categorie più svantaggiate. Questa è la finalità del progetto Fondamenta, promosso dalla FITA, Federazione Teatro Amatori, vincitrice di un bando messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Sociali. Il progetto è rivolto a ragazzi tra i 18 e i 30 anni, cui è destinato un workshop gratuito per formare i partecipanti all'uso del linguaggio artistico attraverso il teatro. A conclusione del workshop, nell'aula magna del Liceo Cuoco si è tenuto l'evento conclusivo del percorso, con un dibattito sul teatro sociale e sul suo utilizzo nel mondo del volontariato. Il progetto Fondamenta è un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale. Stiamo realizzando dei workshop rivolti al sociale, partendo dalle situazioni più marginalizzate, di difficoltà, all'interno nei luoghi dove che andiamo a operare. In particolar modo abbiamo lavorato con diversamente abili, con immigrati, siamo andati nelle case anziani. L'idea di fondo del progetto Fondamenta era quella di partire appunto dalle periferie, da posti dove magari lo Stato non arriva, determinate possibilità non vengono offerte, e quindi la federazione si è proposta di sostituirsi, di collaborare con le istituzioni locali per poter offrire dei servizi che altrimenti non sarebbero erogati. Il progetto è approdato in Molise grazie alla disponibilità dell'Istituto Cuoco Manuppella. 12 studenti hanno avuto la possibilità di apprendere particolari tecniche teatrali applicate in special modo alle situazioni di disagio. Il percorso è stato diviso in 3 moduli, 2 di carattere informativo esperienziale e di didattica frontale, il terzo laboratoriale da espletare con gli alunni diversamente abili dell'istituto. La tappa di Fondamenta, organizzata appunto dalla Federazione Italiana Teatro Amatori, nel Molise è stata ospitata dal comprensivo Manuppella, del liceo artistico Manuppella e Cuoco. La sensibilità e la lungimiranza della preside Mariella Di Sanza ci ha dato la possibilità di coinvolgere 12 ragazzi appartenenti appunto a questi due istituti di svolgere il workshop di 18 ore. È stata un'esperienza meravigliosa. I ragazzi si sono confrontati e hanno appreso delle tecniche teatrali applicabili al disagio, tant'è che ieri, sempre nell'Istituto Manuppella, si sono praticamente messi in gioco giocando, tra virgolette, con gli amici diversamente abili dell'Istituto. Esperienza meravigliosa e di grande coinvolgimento emotivo. I ragazzi felicissimi e la FITA ringrazia, ripeto, la disponibilità dell'istituto per aver svolto questa bellissima esperienza.
È un orgoglio per tutta la città di Termoli, così il sindaco Angelo Sbrocca, che ha ospitato in municipio Sor Elvira Tutolo, insignindola con un'onorificenza. Sentiamo. Una giornata importante per la città adriatica. Nel giorno della festa della donna un tributo particolare è stato riservato a Suor Elvira Tutolo, da sempre impegnata in Africa nel mondo del volontariato e nell'aiuto di tutte le persone bisognose che non hanno più nulla. Qualche giorno fa l'attribuzione del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana da parte del presidente Sergio Mattarella. In municipio invece una targa per ricordare tutto il suo impegno. Un secondo decreto è stato anche firmato dove attualmente Suor Elvira presta volontariato. Da sempre missionaria nella Repubblica Centroafricana, fa parte della congregazione di Santa Giovanna Antida Touré e il suo impegno lo profonde con il recupero dei bambini che finiscono nelle mani delle bande armate che li trasformano in veri e propri guerrieri in un conflitto senza confini. Sì, voi stessi lo dite, è importante. Io non vi nascondo che ho avuto proprio una difficoltà a venire, però poi mi sono detta, saranno contente tante persone, la loro gioia poi ricadrà su di me. Quindi ora sono contenta di essere venuta. L'altro giorno quando il presidente mi ha salutato ha detto ho ricevuto la sua lettera in cui si scusava, quindi sono molto contento, la ringrazio che è venuta. Ma io sono lì con loro, il problema è che io avevo sfidato i miei amici di Termoli. Sono 18 anni, sono 28 anni che sono in Africa, ma 18 che sono in questo posto. E avevo detto a tutti voi, tanti amici di Termoli, aiutatemi per 4-5 anni, poi vi dimostrerò che siamo capaci di diventare autonomi. Non avrei mai immaginato che a fine 2012 sarebbe scoppiata questa guerra terribile. Allora, certo, ho bisogno ancora di sostegno in tutti i sensi. Questo adesso io ritorno con grande gioia, con grande emozione, con grande incoraggiamento, via, per continuare. Questi ragazzi hanno fatto parte delle bande armate, sono ragazze e ragazzi molto feriti perché hanno ucciso e hanno visto uccidere, loro occorre molta pazienza. Io ho sempre fatto questo tipo di lavoro, no? Di aiutare la persona, però ormai non sono più oggettiva nei loro confronti. Sono molto contenta che ho trovato uno psicologo, è rarissimo trovare in questi paesi, questo ragazzo che mi aiuta moltissimo perché loro sono traumatizzati. Siccome anch'io ho subito violenza, è difficile adesso aiutare gli altri. Cioè capisco, però oggettivamente è difficile aiutare. Il comune di Termoli aveva già insignito Suor Elvira Tutolo con il premio Gente di Mare, che viene conferito a tutti i termolesi che nell'ambito del proprio lavoro si distinguono lontani dalla città adriatica e dal Molise. Un orgoglio per la città, ha detto il primo cittadino, Angelo Sbrocca. Ha dedicato ai più deboli la propria vita, cioè a tutti quei bimbi che non hanno e non avevano famiglie, cercando di dare un contributo sia come suola che come diciamo, donna e mamma a questi bimbi che purtroppo si trovano e si trovavano soli. Quindi siamo veramente orgogliosi. Il laboratorio di neurofarmacologia del Neuromed ha iniziato una collaborazione con il professor Mon, scienziato di fama mondiale. Mon ha visitato l'istituto di Pozzilli rimanendo favorevolmente impressionato dal potenziale della struttura. James Mon ha iniziato una collaborazione con il laboratorio di neurofarmacologia dell'istituto Neuromed guidato dal professor Ferdinando Nicoletti. Mon è una figura di primo piano nel campo della ricerca di nuovi farmaci contro le patologie del sistema nervoso. La sua carriera in una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo lo ha visto partecipare da protagonista allo sviluppo di farmaci innovativi che oggi aiutano migliaia di pazienti. Inoltre, il professor Mon ha sintetizzato e caratterizzato funzionalmente la maggior parte delle molecole oggi disponibili per l'azione sui recettori del glutammato. Bene, io ho l'onore e il piacere di conoscere il professor Mon da decine di anni, perché abbiamo condiviso il tema principale di ricerca, che è quello sui recettori al glutammato e in particolare sui recettori metabotropici al glutammato. Quindi averlo qui come consulente del Neuromed per noi è un'opportunità unica, perché ci aiuterà a crescere, a disegnare la ricerca, a cercare di scavalcare degli ostacoli che per noi a volte sono insormontabili.
E tra l'altro questa è un'ulteriore espressione di come l'Istituto Neuromed sia aperto alle collaborazioni internazionali. Penso che questo, in un momento delicato per la ricerca italiana, sia la strada da percorrere. I recettori metabotropici per il glutammato rappresentano uno dei campi in cui il laboratorio di neurofarmacologia del Neuromed è maggiormente impegnato. Sono elementi cruciali nella trasmissione di segnali tra le cellule del sistema nervoso e sono considerati uno dei più promettenti bersagli verso i quali indirizzare terapie innovative contro diverse patologie neurologiche e psichiatriche come Alzheimer, Parkinson, depressione, schizofrenia, dolore cronico, sclerosi multipla, malattia di Huntington, sclerosi laterale amiotrofica, atassie spinocerebrali, patologie ansioso-depressive, disordine dello spettro autistico, danno ischemico, fino a giungere alle tossicodipendenze. Che a differenza di altri settori, come per esempio l'oncologia e l'immunologia, c'è ancora molto da fare nel campo delle patologie neurologiche e psichiatriche. Una delle vie da seguire è quello di impiegare delle piccole molecole, che quindi possono essere tradotte poi in farmaci, nella medicina traslazionale, per la cura e per il beneficio di pazienti che soffrono delle principali patologie ad alto impatto sociale, come per esempio schizofrenia, depressione, malattia di Parkinson, Alzheimer e così via. Nuova sfida imprenditoriale a Campobasso apre Chiara Outlet, capi importanti a prezzi accessibili. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi la pubblicazione di un dossier di Confcommercio che mette in evidenza il calo delle attività commerciali nei capoluoghi italiani, Campobasso ed Isernia non sono esenti da questa emorragia. Negli ultimi 10 anni la percentuale di chiusura di attività è pari al 14%. Varie le motivazioni, la crisi economica, la diminuzione della popolazione, la scarsa redditività dei piccoli punti vendita. Per fortuna esistono esempi in controtendenza. Ieri pomeriggio a Campobasso ha aperto i battenti Chiara, un outlet di abbigliamento che si propone come risorsa per i cittadini, perché permette l'acquisto di capi importanti a prezzi accessibili. Ha un significato di ripresa, di ripartenza di quello che è il commercio anche cittadino, perché è un'attività che si presenta innanzitutto come una grande realtà. La location insomma è accattivante, per cui sicuramente è un segno positivo per il commercio di Campobasso. È un'innovazione, parliamo di un outlet, parliamo di abbigliamento di brand super conosciuti a prezzi molto molto competitivi, per cui cerchiamo anche di coprire una fascia di clientela medio-alta che riconosce la qualità del prodotto, riuscendoli ad aiutare e venirli incontro anche con il prezzo. Nuova attività e nuova occupazione per il capoluogo di regione. Offerta occupazionale, da subito abbiamo inserito 2 unità che si vanno ad aggiungere a quella che è la nostra struttura, perché noi abbiamo già un'altra attività commerciale in città, lavoriamo anche nel settore del senza glutine. Quindi apriamo inaugurando con 2 nuove assunzioni, assunzioni che si trasformeranno in brevissimo tempo a tempo indeterminato, e stiamo già ragionando di inserire almeno un'altra se non 2 unità, perché il punto vendita è abbastanza grande. Va detto che pochissime sono le agevolazioni che si possono usufruire. La cosa più assurda è che ci sarebbero delle agevolazioni per assumere da subito a tempo indeterminato, ma i fondi sono esauriti, per cui non è possibile usufruire ad oggi di alcuna agevolazione per un'assunzione a tempo indeterminato. Questo è grave nel momento in cui c'è bisogno di creare posti di lavoro e non viene assolutamente incentivata l'assunzione regolare e continuativa di personale. Un imprenditore mette in gioco professionalità e risorse, capitali, e dalla politica si attenderebbe risposte concrete. Prima di dare il reddito di cittadinanza, forse sarebbe il caso di fare in modo che quante più persone possibili riescano a trovarlo un posto di lavoro, poi alle rimanenti magari cercare di capire se è il caso di dare un reddito di cittadinanza. Dare invece prima il reddito di cittadinanza senza incentivare in maniera forte l'assunzione delle persone all'interno delle attività, credo che rimanga fine a se stessa, perché poi i centri dell'impiego dove dovrebbero trovare una nuova collocazione. Quindi la prima cosa è incentivare le assunzioni. Io credo che questa è una cosa che, lo dico da imprenditore, sicuramente anche gli altri miei colleghi in qualsiasi settore e qualsiasi altra azienda ha questa necessità. Si assume se si riesce a venire incontro anche a quelli che sono i costi, e non sono pochi, cioè per un'assunzione ci sono dei costi e delle spese dietro considerevoli. Venire incontro agli imprenditori significa dare la possibilità di assumere qualche numero di personale in più.
Bene, ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo di martedì 12 marzo. Le fredde correnti alimentano una depressione in allontanamento, ma responsabile ancora di instabilità nella prima parte della giornata, con precipitazioni sparse anche a carattere nevoso sin verso i 400-600 metri. Migliora entro la serata con ampi rasserenamenti, temperature minime e massime in ulteriore flessione, venti deboli settentrionali, mare agitato. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione: Campobasso minima 0, massima 4 gradi, Isernia 1,8, Termoli 2,9, Venafro 3,9. È il momento dello sport, ci vediamo tra un istante. Il Real San Giuseppe si aggiudica le Final Eight di Coppa Italia di Serie B di calcio a 5. In finale i campioni superano per 8-4 Città di Massa. Il servizio di Vincenzo Ciccone. Una tre giorni semplicemente perfetta, con altrettanti successi arrivati sempre in rimonta e la coccarda tricolore della Coppa portata a casa rispettando quello che era il pronostico della vigilia, che vedeva i campani grandi favoriti al pari dell'Italpollo. Il quintetto laziale uscito ai quarti per una delibera del giudice sportivo. Al Pala Unimol, lo spettacolo del futsal legato alla Coppa Italia di Serie B si è chiuso con il successo di un Real San Giuseppe che ha saputo sfruttare al meglio tutte le proprie rotazioni, tra cui quella legata all'ex Isernia Bico Pelentir, autore sul calcio piazzato della rete del sorpasso nella finalissima contro il Città di Massa, autentica rivelazione della tre giorni campobassana e capace peraltro venerdì, in occasione dei quarti, di eliminare ai calci di rigore il CLN Cus Molise. I toscani, nel confronto di finale, partono anche più determinati, andando sul 4-1 grazie a Bandinelli doppietta, Berti e Perciavalle. Ma da lì nasce la reazione dei campani, che si impongono 8-4 grazie alla doppietta di Manfroi, nominato tra l'altro anche MVP, alla tripletta di Borsato, alla rete e al dischetto di Galletto, al siluro di Bico Pelentin sul calcio piazzato, la specialità della casa, che al Palafranaccio ricordano ancora bene, alla realizzazione di Calabrese. Così la formazione di San Giuseppe Vesuviano succede nell'albo d'oro della rassegna al Petrarca Padova. Adesso vediamo invece come è andata per la Magnolia Basket A2, 23esima giornata. Eccolo qua il risultato: Savona, Magnolia a Campobasso. Il match si è concluso 52-66. Dunque la Magnolia, nonostante questa sconfitta, però in classifica conserva il primo posto. Ecco qui, lo vediamo con 40 punti. E allora, basket, quindi, torna al successo, ce lo racconta Vincenzo Ciccone. Una reazione di orgoglio e determinazione. La Magnolia Basket Campobasso, seppur con sole 6 rotazioni base nel proprio assetto, a causa dell'assenza di Elisa Mancinelli, rimasta nel capoluogo per fare fisioterapia, e dei malanni di stagione di Sofia Marangoni, utilizzata solo nell'ultimo quarto, va ad espugnare Savona e lo fa con una prova di grande spessore che ha nel capitano Roberta Di Gregorio l'ispiratrice. La guardia tarantina mette a segno 24 punti, di cui ben 18 in un primo quarto da applausi. E lei ad aprire la strada nella difesa ligure, venendo supportata in corso d'opera da Emilia Bove e Laura Reani, per la veronese peraltro anche una doppia-doppia. Le Magnolie così riescono tra secondo e terzo periodo ad ampliare il margine, arrivando sino al più 20 del 34-54. Poi, in avvio di ultimo quarto, Savona prova a riavvicinarsi, ma l'ingresso in campo di Marangoni dà ulteriore certezza al gruppo delle Campobassane, che vanno a prendersi il 20° referto rosa stagionale, il 10° lontano dal Palavazzieri, con la prospettiva, ora, di un'altra trasferta delicata, come quella di sabato sul campo del Faenza.
Vediamo invece adesso la pallavolo, 19esima giornata, l'Europea 92 vince fuori casa contro il Ferraro Lamezia 2-3 e in classifica si piazza al quinto posto con 25 punti. E allora adesso, prima di salutarci, degli auguri di compleanno. 70 anni solo all'anagrafe, perché entusiasmo, sprint e passione sono quelli di un giovanissimo che vediamo in questa foto, Carmelo Di Pilla, fotoreporter con una passione smodata per il calcio e per il ciclismo ed attivissimo collaboratore di Primo Piano Molise. 70 anni che ha festeggiato ieri, circondato dall'affetto della moglie Giulia, del figlio Luca e degli amici. Per lui, da sempre attento e appassionato osservatore, un'occasione in più per uno scatto sul proprio percorso di vita e sulle tante istantanee che ancora lo aspettano. A Carmelo, ovviamente, gli auguri della redazione di Teleregione. È tutto, termina questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna in diretta questa sera con Valentina Ciarlante alle 19.30. Grazie per averci seguito, arrivederci.